Ballerini, mi è benvenuto questo video. Come sempre sono Tecnoide. Siamo tornati, ragazzi. Cioè, siamo tornati. Questo è il primo vlog VR che sto facendo, perché adesso insieme partirà la nostra avventura. Ragazzi, io sarò il vostro fido reporter con la mia fidata telecamera. Andremo a fare delle interviste alla gente che gioca VR chat su VR chat, ragazzi, perché è un mondo pazzo. Ma non sarò solamente da solo. Con me, ragazzi, ci sarà il mio fidato cameraman JackXD. Oh, muovete, che devo andare a farci registrazioni o videoserie, non sti video babbi. Io ti ho pagato per farmi da cameraman, perché adesso non vuoi favore. Fare... Lo sai che andremo a vedere che cosa fanno i giocatori su VR chat, o no? Ma secondo te la gente vuole vedere cosa fanno i giocatori su VR chat? Ma è possibile che facciamo il primo vlog in VR e sei già là che mi rovini il video? Verrai licenziato, stai attento, verrai licenziato. No, vado a fare video serie che fanno più visual. Jack, ho trovato qualcuno, vedi là? Sì. Direi che abbiamo trovato una bella donzella, mi raccomando, non la spaventare, ok? Bravo, io le trovo sempre. Queste bravo, fanno fare vieni, le visual. Vieni, 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 andiamo a vedere che esemplare abbiamo trovato. Mi scusi, signorina. Ma morde? No, non dir così, che poi sembra che gli diamo della... Non dir così! Potremmo fare gentilmente un'intervista? Ah, ok, 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 ha detto di sì! A few moments later... 3, 2, 1, si gira! Eccoci qua, ragazzi, abbiamo trovato la prima Loli, cioè la prima ragazza che ha deciso di accettare questa intervista con noi. Eccola qui, intanto cominciamo con delle piccole... Ma belle... nel senso, domande. Innanzitutto, ti piace giocare a VR chat? Poi dimmi se questo avatar... cioè, l'hai fatto tu questo avatar? Ma sta qua non parla. Ho capito già che non parla, non è che possiamo obbligarla a non parlare. Ma guarda che quanto è carina. Poi guarda qua che le sfere, le... Il drago. Jack, queste cose le devi tagliare, mi raccomando, qua taglia, che non possiamo far vedere ste robe. Sì, sì, fidati di me, best video editor. C'è pure la stanza di là, se vuole. Jack, taglia tutto, taglia, 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 questa scena non va bene, taglia tutto. Ma perché voi maschi vi mettete la skin da femmina su VR chat? Vabbè, c'è la sorpresa. Ah. Più te lo metti verso il c***o, più sculetta l'avatar. Poi ce ne sono alcuni che sono... prendere due base station. Volendo, se ne metti una davanti e una dietro, puoi sculettare quanto vuoi, perché una davanti e una dietro puoi mettertela anche sul c***o. Ma uno dei miei sogni è vedere Jane sculettare, guarda. No, ragazzi, cioè... Tecnicamente mi vedrai. Non ho capito bene quello che stavate dicendo, non si è capito. Voglio vedere Jane sculettare. Farti domande. Cosa? Cioè, tu chi vuoi vedere sculettare? Tesoro, vieni qua. No, Tecno, non hai visto le mie gambe? Finalmente mi è arrivato. Finalmente. Joiniamo. Ah, dammi il 5 forse, col piede, allora. Vada, oh mio Dio. Vai. Finalmente possiamo darci il 5. Che una scimmia. Esatto. 5, 2, 1, sei in onda. Eccoci qua, ragazzi, abbiamo trovato un'altra ragazza, se si può chiamare in questo modo, tra l'altro dal coso molto, molto prosperoso, e di nome Molesti, spero che... intanto vedo pizze che volano. In pratica ti vorrei chiedere un paio di cose, se puoi delucidare i nostri ragazzi qui che ci stanno guardando su VR chat. Intanto ti volevo chiedere da quanto tempo stai giocando a VR chat. Penso di essere arrivato a 2000 ore. Ah, ok, arrivato, perciò sei maschio, cioè lì sotto tu hai la sorpresa, vero? No, ragazzi, no, non si possono far vedere ste cose. Riprendiamo dove eravamo. Intanto vedo soldi che piovono dal cielo. Ragazzi, non fatevi domande, perché siamo su VR chat. E vorrei chiederti di che misura sono quelle bellissime gemelle che hai addosso, che tra l'altro si muovono in una maniera che ipnotizzano. Penso una luna di Saturno e mezzo. Assolutamente. No, ok.
tagliate per favore questa parte perché non va bene, ragazzi. Dobbiamo sempre e comunque essere family friendly. Ho scelto la persona sbagliata. Oh, ok, PG-13. Aspetta che mi copro. Oh, okay. Grazie mille, grazie mille. Adesso siamo diventati family friendly. Se gentilmente mi puoi dire che esperienza hai avuto su VR Chat, perché gira voce che su VR Chat ci sia della gente che fa delle cose zozze. È vero oppure no? Sono sì, è parecchio vero, siccome l'ho fatta anch'io. No! Ci potresti raccontare come fanno queste cose? Cioè, nel senso, in che senso fate e come fanno queste cose? Semplicemente succede normalmente. Cioè, sei assieme a un paio di amici, improvvisamente arrivano, sai, ti fanno headbutt, no, tutte quelle c***o. Sono le 3 di mattina e sei in un mondo privato mentre saltellandi sul... Io direi che ti ringrazio per questa intervista, perché direi che non puoi stare ancora davanti a questa telecamera con le gemelle che si muovono e fanno così così. Grazie mille, grazie mille. E direi a mai più. Grazie mille. Jack, taglia, stacca. Stacca, stacca tutto, Jack, stacca. A few inches later. Adesso però faccio veramente finta di essere la ragazza. La vocina. No, non parlo, basta. Ma la mano. Nessun problema. Bigre? Bigre? Non sembra. Come è andata la giornata? Il tuo ragazzo ti ha notato? Caccia, caccia. No, Jack, cosa fai, Jack? 5, 2, 1, via. Tralasciamo il countdown del nostro cameraman. Eccoci qua, ragazzi, abbiamo trovato una nuova ragazza che è disposta a parlare con noi e fare questa intervista. Tra l'altro possiamo comunque constatare insieme che anche lei lascia perdere di che cos'ha. E intanto cominciamo con la prima solita domanda che facciamo, ovvero: ti piace VR Chat? Ma tutte mute, ce l'abbiamo. Non so sinceramente perché è muta. Perché sei muta? Sei una ragazza? Ah no, ha detto che lei non ha lo squalino. C'ha questo. No, no, taglia, scusa, via, via. Mi scusi, signorina? Possiamo accomodarci? No, non t'accomodare, che so che tu sei abituato a fare quel tipo di video, ma qua non si fanno video sul letto, ok? Potrebbe gentilmente con... Scappa, Jack! One eternity later. Oh, ce la siamo visti brutta, ci è mancato pochissimo. Ma chi me l'ha fatto fare a me di fare questi cavolo di vlog in VR? Mai più, ragazzi, mai più. No, 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 non si fanno più vlog in VR. Oh, hai mai visto quella invece che roba che aveva? Sì, ma io, Jack, ti ho soldato per fare... Io ti sto pagando per fare il cameraman di VR Chat, non per fare il cameraman di altri tipi di video, ok? Tu devi guardare dove ti dico io, non dove piace a te. Cioè, ragazzi, mi potete aiutare a dirgli quello che deve fare? Cioè, se no tu verrai licenziato. Mi raccomando, ragazzi, scrivetemi qui sotto nei commenti se secondo voi, uno, lui è un bravo cameraman per VR Chat, perché so che vi fa vedere ciò che volete voi, ma non quello che voglio io. E due, bravo, ragazzi, arriviamo. Eh sì, tu fai schifo, altro che popolo. Arriviamo a 5.000 like, ragazzi, sotto a questo video, per fare un nuovissimo video di VR Chat. Detto ciò, ragazzi, per questo video è tutto. E ci vediamo al prossimo video. Bella, playerini. E ora, per tutti quei coraggiosi che sono arrivati fino alla fine di questo video, è arrivato il momento di godersi un pochino di errori fuori onda. Ok, aspetta. Dale, dice a Francesco Sammota. E poi magari alla fine parla... Ah, aspetta, puoi fare una cosa per me prima? Sì? Le puoi toccare? Voglio vedere una cosa. Io non vedo che si muovono, io non vedo però che si muovono. Perché hai messo via la telecamera che non siamo ancora partiti? Perché bravo. Perché si è scaricata la batteria. Te lo giuro, del controller in live. Quindi si è staccato. Oh, vabbè, allora Jack, facciamo così. Io mi siedo e intanto tu vatti a cambiare ste batterie, va, che sennò... Ma non ho capito cosa stai facendo. Ma che... Non ne so, faccio quello che fanno le ragazze in VR Chat.
Se vuoi farti bannare da YouTube, chiamami di nuovo, grazie.